Rivendichiamo il diritto costituzionale di affermare impunemente che il silenzio dell'onda di Gianrico Carofiglio è un libro che deve scritto con i piedi da uno scrivacchino mescante, senza un'idea, senza un'onda di responsabilità, per dirla con Bart. Guardate, se non ci fosse in realtà la querela, noi non staremmo qui. Quindi naturalmente il problema nasce tutto in quel momento. Io penso che i giudici ragioneranno sul fatto se lo stanno facendo in realtà da anni, se Facebook è un luogo pubblico o un luogo privato. Oggi non ci sono delle risposte univoche, ma se anche lui avesse dichiarato al Corriere della Sera in un'intervista la stessa frase, io ritengo che non ci sarebbe il motivo, cioè sono veramente stupefatto. Carofiglio è uno scrittore, si presume sia un artista dal momento che partecipa a un premio letterario, e le opere d'arte per loro natura devono accettare il destino di essere sottoposte a vagli e a giudizi anche i più severi, trancianti e sommari, come in questo caso. Non è ammissibile che chi le produce si rivalga in una sede che non compete alla discussione in ambito artistico. La miscela di PD, stampa di sinistra, ruolo di senatore, scrittore di noir, ecco, lui doveva farsi consigliare da un tratto della sua identità che invece è fuori da tutto questo, cultore di arti marziali, perché il cultore di arti marziali sa trasformare in energia positiva la botta che prende, ecco, questo è stato mal consigliato.